Sono le 5 del pomeriggio di Giovedì Santo. Indosso la mia divisa della processione, i calzini e il pantalone nero, la maglia e la camicia bianca, e le scarpe, quelle classiche tipo mocassino, come scritto in evidenza sul biglietto d'invito. Passo prima in basilica. Attendo che cominci la messa in cena Domini e appena letto il Vangelo mi reco in congrega per prepararmi alla processione. Un cerimoniere mi aiuta a indossare la veste. Alzo le braccia, sono cinto del cordone e finalmente indosso il cappuccio che mi fa diventare uno tra i tanti. Sotto quel cappuccio posso sentirmi libero, sì, libero dal peso dei miei pensieri di cinquantenne, troppo giovane per essere stanco e troppo vecchio per provare entusiasmo. Sento risuonare nel silenzio della congrega il mio nome. Hanno deciso di affidare proprio a me un simbolo importantissimo. Mi avvio all'altare come trasportato da un'onda umana e in pochi istanti mi trovo dinanzi al priore che con grande dolcezza depone tra le mie mani la corona di spine. Tornando tra le file, guardo i volti acerbi dei ragazzini che si affollano per portare il lampione e quello maturo del padre di famiglia che porterà i 30 denari. Quante spine tra noi, quante spine tormentano le nostre vite. E Dio? Dio, dov'è? Ora tutti siamo uguali, tutti siamo diversi. È la processione. Passo dopo passo, la corona di spine diventa sempre più pesante e al termine del cammino entro in basilica con il cappuccio zuppo di lacrime. Quelle spine si sono moltiplicate e sono esausto, non per il peso, non per i chilometri percorsi, ma per il dolore che ciascuna di esse, i miei peccati, mi infligge. Invano un cerimoniere tenta di prendere dalle mie mani il simbolo che ho portato in processione. Vado dritto dinanzi a Gesù, lo depongo e fisso il tabernacolo avvolto da luci e fiori. Dio è qui. Dio è dentro di me.